Buongiorno a tutti i telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati. Continuano gli appuntamenti televisivi dei Le Fonti Awards, speciali dedicati al riconoscimento e alla proclamazione delle eccellenze. Tra i finalisti che si sono distinti nel campo dell'innovazione e della consulenza, oggi avremo modo di celebrare due realtà molto interessanti. Andiamo quindi adesso alla premiazione. Categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di professionista dell'anno diritto amministrativo contrattualistica. E andiamo a vedere la motivazione. Per offrire un servizio di consulenza e assistenza efficace e puntuale, anche verso le tematiche più complesse, per la competenza, l'ascolto e la proposta delle soluzioni migliori per ogni situazione. Il premio va a Avvocato Rizzardo del Giudice, studio legale del Giudice Lombardi. Ed è in collegamento con noi proprio l'Avvocato Rizzardo del Giudice, founder e managing partner, studio legale del Giudice Lombardi. Grazie, buona giornata e sono davvero felice di essere per la terza volta ospite del vostro premio. Ecco, come di consueto per ogni premiato le chiedo un commento a caldo per questa vittoria. Che cosa significa per lei questo riconoscimento? Per il nostro studio significa un consolidamento che ci attendevamo e che tuttavia ci gratifica in una materia che da oltre 40 anni personalmente seguo, per quanto non sia l'unica trattata dallo studio. Peraltro il premio giunge in un anno, il 2021, che segna il 75esimo anno dalla fondazione dello studio da parte di mio papà e che vede tra l'altro l'ingresso dello studio anche della terza generazione nella persona di mia figlia. Quindi questo è un'ulteriore cornice che gratifica l'attività del 2020 e che lascia intravedere anche per il 2021 e anche per il 2022 significativi sviluppi. Noi abbiamo concluso il 2020 con grande soddisfazione dal punto di vista personale perché abbiamo superato, direi brillantemente, la prova che ci ha imposto la pandemia. L'abbiamo superata evitando qualsiasi interruzione drastica nell'attività di gestione dello studio, ad eccezione di un paio di settimane nel mese di marzo del 2020, ma soprattutto con una continuità che costituisce il risultato di una preparazione già consolidata negli anni passati e mirata a garantire per quanto possibile non il lavoro in distanziamento, ma il lavoro attraverso strumenti telematici e con la minima necessità di creare situazioni di assembramento. Abbiamo peraltro constatato che pur nella infelice situazione pandemica, alcuni interventi e in particolar modo la possibilità di operare da remoto, ha notevolmente accresciuto la disponibilità di tempo, che si è tradotta in una maggiore capacità della squadra di produrre in tempi rapidi il risultato per i clienti e in via diretta, come ci siamo attesi e come abbiamo constatato, anche in un notevole incremento del fatturato di esercizi. Questo sul fronte delle finanziarie e delle risorse. Sul fronte dell'attività professionale abbiamo consolidato
la nostra attività, soprattutto nel campo della contrattualistica pubblica. Abbiamo ottenuto una importante sentenza in tema di finanza di progetto dal Tar Veneto su un tema innovativo e su una questione fortemente discussa. Abbiamo ottenuto rilevanti e significative pronunce favorevoli in sede di Consiglio di Stato e abbiamo sul fronte della contrattualistica non prettamente pubblica, ma sul fronte della contrattualistica tradizionale perfezionato sia in tema di ristrutturazione del debito, sia nell'ambito degli accordi commerciali di natura tradizionale, di impostazione tradizionale, significative operazioni. Quindi abbiamo chiuso il 2020 con grande soddisfazione, abbiamo iniziato il 2021 con altrettanta soddisfazione ed entusiasmo. Perfetto. E adesso accingiamo a guardare anche al 2022. Ecco, proprio riguardo appunto al futuro, abbiamo parlato dell'anno difficile che insomma tutti hanno passato e soprattutto è cambiato l'approccio nei confronti del cliente, come anche lei ha spiegato. E adesso appunto come guardare al futuro? Quale sarà il vostro modo? Beh, noi intendiamo far tesoro di ciò che abbiamo imparato in termini di efficientismo e di velocizzazione del rapporto non solo con il cliente ma anche con i colleghi e speriamo anche con la struttura pubblica della giustizia. La riforma della giustizia sia civile che penale, la seconda mi interessa meno perché non è un settore in cui siamo fortemente impegnati, comunque la riforma che il governo si accinge a varare presenta in ogni caso delle connotazioni che ci lasciano ben sperare in una velocizzazione soprattutto dei tempi di gestione degli appuntamenti processuali, che spesso rappresentano la parte meno produttiva del nostro lavoro, in termini di attesa, in termini di contatti con gli uffici giudiziari, dove il sistema implementato sia nel giudizio civile ordinario sia nel giudizio amministrativo ha dimostrato la possibilità di ottenere dei risparmi di tempo e soprattutto una immediatezza nelle risposte che può essere ancora migliorata. Ecco, perfetto, ovviamente la ringrazio, mi auguro ovviamente di vederla con noi anche il prossimo anno e rinnovo i miei complimenti per questo premio. Grazie e io mi auguro che la prossima annualità, il prossimo appuntamento possa essere in presenza. Esatto, ce lo auguriamo tutti, grazie mille per essere stato con noi e complimenti ancora. Grazie. E passiamo ora al nostro prossimo riconoscimento, macro categoria imprese, categoria consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione e consulenza lean management. E andiamo a vedere la motivazione. Per essere un'eccellenza innovativa in costante ascesa dal 2014, per aver creato il metodo Make It Lean in grado di offrire soluzioni operative per aumentare la competitività e le marginalità aziendali, attraverso l'analisi dei dati, l'efficientamento dei processi e lo sviluppo del business grazie all'inbound marketing. Il premio va a Make It Lean. E io sono proprio in collegamento con Ilario Lavina, CEO and Founder Make It Lean, e Federica Stefan, Lean Marketing Specialist Make It Lean. Ben trovati e complimenti per questo premio. Buongiorno a voi, buongiorno e grazie, per noi è un onore avere questo tipo di riconoscimento per l'attività che abbiamo fatto in questi anni e per i risultati che stiamo ottenendo e abbiamo ottenuto. Grazie ancora. Ecco, come di consueto per tutti i premiati vi chiedo un commento a caldo su questa vittoria. Che cosa significa per voi questo riconoscimento? Lo chiedo a entrambi ovviamente. Vai pure. Vado io. E allora per me è un'enorme soddisfazione, perché comunque è un bel riconoscimento per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni per me e per i miei collaboratori.
è anche un po' inaspettato, devo dire, però è molto molto gradito. Anche le soddisfazioni sono anche queste, ecco. Ecco, perfetto. Sì, anche per me è una grossa soddisfazione, anche perché stiamo lavorando molto su questo nostro metodo e ringraziamo per questo anche i nostri clienti, i nostri collaboratori che stanno rendendo anche una realtà anche questa nostra proposta, che è molto ambiziosa, ma allo stesso tempo vediamo anche molti risultati anche da parte dei nostri clienti e quindi ne siamo davvero felici. Ecco, ovviamente tra le ragioni della motivazione del premio c'è proprio questo vostro metodo Make It Lean. Vi chiedo ovviamente di spiegare a tutti i nostri telespettatori in che cosa consiste. Beh, essenzialmente consiste nell'applicazione dei principi del Lean Thinking non solo a quelli che possono essere gli ambiti più classici come l'ambito produttivo o l'ambito anche degli uffici, ma anche alla comunicazione e al marketing. E questo permette alle aziende di avere un doppio beneficio, quindi avere un abbattimento dei costi, sì, un miglioramento anche dei processi interni, dell'ambiente di lavoro, ma anche di massimizzare i risultati, aumentare il fatturato, soddisfare maggiormente i clienti. E quindi si hanno questi doppi risultati che a fine anno, poi a fine esercizio, valgono molto. Ecco, hai parlato proprio di insomma, soddisfazione dei clienti. Vi chiedo, siccome è stato un anno un po' difficile per tutti, ovviamente data la situazione, vi chiedo come è cambiato l'approccio proprio nei confronti dei clienti. Beh, sicuramente diciamo che l'approccio digitale, l'approccio online è diventato una realtà, una grossa realtà, per cui diciamo che pur essendo appunto questo periodo un periodo, se vogliamo, stato un periodo difficile per le aziende, per noi è stato anche, se vogliamo, un concretizzarsi di qualcosa che c'era, magari, che stava avvenendo e in maniera molto molto veloce, quindi ha velocizzato, se vogliamo, l'avvicinamento verso i processi digitali di molte molte realtà. Questo è un dato di fatto che diciamo riscontriamo noi, ma riscontriamo di fatto anche in tutto l'ambiente imprenditoriale. Ecco. Certo, ovviamente come domanda di chiusura non posso che non chiedervi dove guardare per il futuro, insomma, qual è la direzione da seguire? Beh, noi siamo molto ambiziosi. Perfetto. Siamo molto ambiziosi, quindi... è la base un po' di tutto l'ambizione, quindi ci vuole sempre. Sì, esatto. Però vogliamo comunque, al di là di tutto, rimanere sempre... con i piedi per terra, nel senso che uno dei nostri punti di forza è l'ambizione, però anche il pragmatismo, quindi fare le cose con concretezza, quindi dare anche supporto con concretezza a quelle che sono i nostri obiettivi. E diciamo che quello che stiamo verificando è che tutto questo ci dà sostegno e ci dà effettivamente soddisfazione. E quindi riteniamo che quello che stiamo facendo sia effettivamente la strada giusta. Perfetto, io ringrazio Ilario Lavina, CEO and Founder Make It Lean, e Federica Stefan, Lean Marketing Specialist Make It Lean, per essere stati con noi, e congratulazioni ovviamente ancora per questo premio. Grazie a voi, grazie veramente di cuore. Grazie. Grazie. Ovviamente sarete con noi anche il prossimo anno, giusto? Sicuramente, magari a celebrare di nuovo altri obiettivi, perché no? Anzi, perfetto, volentieri. Grazie mille. Grazie, complimenti. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questo appuntamento speciale e vi invito ovviamente a seguirci ancora qui sulle Fonti TV. Grazie, arrivederci.